Dopo il pomeriggio 5 di Mirta Merlin? Va bene. Ma solo cattive notizie? È un Black News Bulletin, la nuova pubblicazione settimanale della Lettera Uno Spettatore del Pomeriggio 5, che si lamenta di un'eccessiva presenza notizie nere nel contenitore di Mirta Merlin. Sarebbe un sentimento comune, a giudicare dall'ascolto. Il pubblico chiede più spazio per i temi del colore. Giulia Turco, il nuovo pomeriggio 5 di Mirta Merlin è ora andato al cuore di questa edizione. Anche se forse sarà necessario aspettare un po' di tempo per iniziare a vedere l'intrattenimento. Anche sbirciata nel contenitore pomeridiano. Il presentatore piace il pubblico. Ma con l'inizio del programma autunnale. Si chiede fortemente che i temi trattati possano variare oltre alle notizie nere e che gli argomenti più leggeri possano essere toccati. Poiché aveva definito lo scoop così chiamato. La lettera un nuovo che si lamenta della troppa cronaca nera del pomeriggio 5, il rischio è quello di essere tradito troppo i gusti del pubblico di Canale 5. Se da un lato sulla versione troppo spazzatura di Barbara D'Urso eravamo convinti di dare un taglio, dall'altro non devi distorcere il programma che è la sua nascita. Ha anche affrontato Entertainment nell'ultimo numero di Nuovo TV Settimanale. Il regista Riccardo Signoretti pubblica una lettera ricevuta nella redazione da uno spettatore che si lamenta della presenza troppo ingombrante della Black Notizie nel nuovo programma Mirta Merlin. Sarebbe solo un esempio del sentimento comune da parte del pubblico. Il nuovo pomeriggio 5 con Mirta Merlin non è convinto. E poi sono stato colpito dal vedere il presentatore che ha letto tutto su grandi lenzuola con i suggerimenti in faccia alla spontaneità. Ancora ad Urso che parlava di eventi tristi. Ma sapeva sempre come darci un sorriso. Quindi il programma sembra un bollettino di notizie nere. Le valutazioni del pomeriggio 5 e la presunta preoccupazione di Mediaset dopo un eccellente debutto. Che ha portato 1.633.000 spettatori a Canale 5. Per una quota del 21,37% nella prima parte del programma. La TV che ascoltava il nuovo contenitore pomeridiano ha iniziato una lenta discesa. Alcune settimane dopo la strada, gli spettatori hanno iniziato a oscillare tra 1.200.000 e 1.100.000. Secondo le voci della Dagospia, i dati non sarebbero passati indifferenti alla società. Preoccupati per il progresso del programma. Questo penserebbe così ad alcuni cambiamenti strutturali. In particolare nella seconda parte. I risultati della nuova gestione di Mirta Merlino inizia a preoccuparsi del Mediaset. Il che potrebbe pensare ad alcuni tocchi da fare alla trasmissione per aumentare le valutazioni. Specialmente nella seconda parte. Non è troppo tardi. Scrive Giuseppe Candela su Twitter.